Lo dirò all'inizio video e anche alla fine. Ci ho messo 4 ore per registrare sta cazzo di cosa. Supportatemi per favore con un like. Tratterò in questo primo video le 8 dell'arciere e poi, se arrivo a 300 like, che alla fine dai, per tutto quello che ci ho messo e per lo sbattimento che mi sono fatto, me ne merito un po'. Mi porto anche, più presto che posso, il secondo episodio e successivamente anche il terzo. E ciao belli, benvenuti da Headvest, ricordatevi il click, mi piace, commentare e iscrivervi. Per voi è semplicemente un click, per me è un grandissimo segno di gratitudine. Ok, è stato confermato dal Coma, community manager dell'Ossirio, che qualcosa cambierà. Vi ricordate quando io ho fatto un video dove forse sarebbero cambiate le SP? È probabile che ciò avvenga. Perché, tra le novità che il Coma descrive in questo update, che si verificherà all'incirca a giugno, oltre a cavalcature nuove, adeguamento dell'Expo nel Quest, e l'unione dei server inglesi, di server dell'est e turco, quindi non ci uniremo noi, ma si uniranno questi server fra di loro, ci sarà il bilanciamento dell'SP. Io vi proporrei il video che ho fatto già precedentemente, ma il link dove mostravano il bilanciamento dell'SP non esiste più. Però ho trovato questo canale, che si chiama Aekion. Vi lascio comunque il link in descrizione, spero di non dimenticarmelo, dove si trovano effettivamente gli update di tutte le SP, i bilanciamenti di tutte le SP di cui ho già parlato. Cosa importante? Adesso, occhio di falco, possibilità di critico aumentato del 20%, danno critico del 30% e con una probabilità del 30% riduce il danno critico che riceve del 30%. Io intanto tolgo la cam, almeno avete più spazio per guardare, e vi metto anche le vecchie skill qua a fianco, dove solitamente ci sta la mia faccia. E chiaramente vi parlerò solo di certe skill, non andrò a esaminare tutte le skill del cazzo di gioco. Comunque ci sono i video, sono in spagnolo, è facilmente capibile, dai. Ecco, colpo abbagliante, ragazzi, è stato stra nerfato. Ah, e tra parentesi, è vero che l'Orzilio ha scritto che ci saranno i bilanciamenti dell'SP? Al 90% sono questi i bilanciamenti dell'SP, se ne parla da tempo. Ma al 10% magari no, non date tutto per roccolato. Comunque, praticamente adesso questa skill non farà più esposizione del punto e accecamento, ma farà 40% di shock. Fine. Addirittura questa adesso fa, cioè rallenta i movimenti, ok? Gli hanno tolto pure il congelamento. Sto notando che è anche un bel nerf per il ranger. Adesso rapidità non abbasserà più il danno che ricevete, anche di molto confronto a prima, e non ci sarà più un cooldown ridotto, ma semplicemente aumenta il danno critico del 20%, che in realtà non è moltissimo, calcolando che non c'è più esposizione, precisione, eccetera, eccetera. Con la final, tra l'altro, non congela più come con le altre skill, ma massimo rallenta il nemico. Insomma, gli hanno tolto il congelamento. È stato potenziato nel creep solo Ombra del Brigante, ma appena hanno diminuito drasticamente la possibilità di fare sanguinamento mortale. A sfregio, che adesso è 30% anziché 60%, hanno depotenziato Smog, che prima riduceva il livello di obiettivo di 2 e adesso di 1. Ma catena uncinata, che prima faceva il 60% di shock, adesso fa col 60% amnesia, ma si aggiunge Ombra del Brigante. Quindi sarà più importante usare catena uncinata. Adesso, quando si entra in invisibili, partirà automaticamente un buff che dura 3 secondi, che aumenterà la possibilità di un attacco critico del 30%, e tanto. E credo che il tempo di cooldown viene ridotto del 50%. Colpo mortale farà molto più danno e avrà anche 30% la possibilità di fare amnesia. E hanno un po' nerfato la final perché entra meno frequente, veleno rinforzato. Il destroyer in linea di massima ho visto che è un po' revampato, nulla di che. Durante amplificatore c'è il 100% di possibilità di ignorare il 25% della difesa del nemico e il 100% di possibilità che il danno critico che ricevete è ridotto del 25%, quindi farete più danno e reggerete di più. Hanno però nerfato pozione gas, che adesso ha il 70%, non più 100% di possibilità che entri pozione gas, ma semplicemente per 8 secondi vi stunna e vi riduce il movimento di 2. E da quanto mi sembra di capire, adesso le bombette fanno 80% blackout, mentre la mina 80% di rallentare i movimenti, quindi diciamo che hanno aggiunto degli effetti queste due bombette, oltre al danno che facevano da sempre. Corsa del Serpente adesso non farà più col 40% blackout, ma col 15% veleno, che diminuisce la difesa, e il tempo d'attacco diminuisce di un 2. Non so esattamente cosa vuol dire, forse rallenta il cast time, però comunque 15%. Blackout soprattutto con i mob non era malissimo.
Però è stato potenziato Aquila, che adesso aumenta l'attacco in base al giocatore per 3 e aumenta l'evasione per 3 livello del giocatore. La capacità di schivare un attacco è di 297, quindi livello 3 del giocatore, ok? Quindi gli hanno tolto in poche parole la precisione. Però andando a aumentare ancora l'attacco e l'illusione. Mentre Splendore, che prima aumentava la resistenza della luce di 30 e basta, aumenta la difesa contro tutti gli attacchi elementari di 10% e diminuisce il danno magico ricevuto del 10%. Quindi in realtà è un buff che servirà principalmente contro i mob elementali, magici. Non tanto in PvP contro i maghetti, è troppo poco 10%. Diciamo che è più utile di quello che era prima, sicuramente sì. Edra non farà più shock, gli hanno tolto tutti i malus, vanno tutti veleno. Adesso le skill del VK. Orso e lupo. Adesso il danno aumenta di per 2 e non più per 4. E aumenta anche l'attacco in PvP del 15%. E da quanto ho capito non aumenta manco più la velocità. Mentre Orso aumenta ancora di più la difesa magica. Stavolta del per 3 il livello del giocatore. E aumenta la difesa in PvP del 15%. Hanno letteralmente nerfato calo elementale. Prima era 70% di falli critico come 50. Prima riduceva la resistenza del 40, mo di 20. È stato abbastanza nerfato calo. La final non fa manco più incisione, che comunque era buono, perché andava a togliere moltissimi più all'avversario, ma fa veleno del cazzo mortale. Il canon vedo che è più o meno rimasto sempre lo stesso, perlomeno simile, è stato un po' nerfato, ma mo andiamo a vedere qualcosina in più. Sappiatelo arcieri, ci sarà un grandissimo nerf su tutte le SP. Un po' di migliorie, ma in linea di massima è così tutto nerfato. Il turbo compressore è cambiato, fate meno danno, ma 10% in più di possibilità di danno critico, togliendo la precisione, diminuendo l'attacco, togliendo l'energia elementale aumentata. Ha però del 25% i danni ridotti del critico fino al 75%. Farà molto meno danno, tankerà un po' di più. Su potenziamento dell'esplosione è rimasto tutto uguale, a parte danno critico aumentato al 10% e il 30% di possibilità di ignorare il 40% della difesa del nemico. In realtà il cannon non posso dire che è stato né nerfato né revampato, è super giù, ribilanciato. Difesa con arma, invece, è stato drasticamente cambiato, perché adesso aumenta l'attacco a distanza di per 2, diminuisce il 20% di possibilità di ricevere un critico, e il resto si riduce l'efficacia dell'attacco, si rinforza il buff dell'avversario, ok. No, devo dire che più o meno è stato revampato di un pochettino il cannon, nulla di esagerato, ma il cambiamento dell'esplo, che nelle skill mediamente è stato nerfato, lo troviamo in forza vitale. Gli hanno tolto il fatto che potesse ricevere solo 7k di critico e gli hanno aumentato un po' la resistenza contro gli elementi. E capite che è un nerf gigante per gli esploratori questo. Per quanto riguarda invece Occhio d'Aquila, col 30%, che in realtà è bassino, riduce il danno fino al 30% critico, che non è moltissimo, e riduce del 10% la possibilità di subire un critico. Niente più precisione. E hanno ridotto pure il raggio d'attacco aumentato. Poi super giù qualcosa è stato cambiato, un po' nerfato, ma credo che il nerf più importante di cui parlare è appunto quel buff lì. Comunque ricordatevi che potete guardare il video, vi lascio il canale qua sotto. È stato nerfato anche il DH, più o meno in tutto. Postatuto fa la stessa cosa, pendolo fa un po' di meno danno in tutto. Purtroppo non posso mettere il buff perché il tizio non l'ha messo nel video, quindi buh. Ok, che fatica. Anche l'angelo vendicatore, devo dire che bene o male è rimasto pressoché identico, qualcosina è aumentato e qualcosina si è abbassato. In linea di massima vi dico adesso cosa penso di questo bilanciamento. Penso che praticamente alla fine era anche giusto che tutte queste SP d'arciere fossero nerfate e non ci godo nel caso la vostra classe venga nerfata. Ma c'è da dire una cosa, ovvero che comunque certe skill, certi SP erano troppo forti e la classe che dominava sono stelle d'arciere, perché tra il VK, l'esploratore, il ranger, il DH, diciamo che c'era troppo squilibrio. Era molto comune vedere raid con 13 VK o 13 esplo e solamente un mago e un war, un BK. Questo chiaramente era problematico e mi dispiace, credetemi, però bisogna un attimo guardare oggettivamente la cosa e riconoscere che sia giusta. Sappiate che, e lo so per certo, ci sarà un grande revamp allo spade e al mago e finalmente, probabilmente, tutte le tre le classi, tutte le 24 SP saranno equilibrate fra loro, che è la cosa più importante. Ci tengo comunque a precisare nuovamente, non è detto che ciò accada con questi cambiamenti che vi ho mostrato. Al 90% sì, 6-7 mesi fa ve l'ho mostrato e ancora si sapeva poco, adesso sono usciti addirittura i video
che ci sono gli stessi cambiamenti che vi ho mostrato nel video precedente, e Lord Siri ha confermato che le SP saranno ribilanciate. Sapete che mi sono fatto il culo per questo video. Veramente il culo, ragazzi. Guardare tutte le skill, tradurle, tante parole in spagnolo non le sapevo, sono dovuto andare a cercare. Mentre confrontavo le altre skill da noi, ci ho messo circa 3 ore a registrare questo video. Magari voi vedete, 10 minuti? Ok, non è stato così. Vi chiedo se è possibile 300 like per questo video. So che è una cifra immensa, ma il like per voi è gratuito. Pensate sempre che dall'altra parte dello schermo c'è la persona che si fa ore e ore e ore e ore, ore di lavoro. Un like mi sembra un bello scambio, credo. Quindi 300 like per avere il secondo video, dove tratterò l'SP dello spadaccino, e poi successivamente l'ultimo video, quello del mago. Io vi ringrazio per la views, Edves vi saluta, e noi ci becchiamo a un prossimo video. Ciao! Ehi, ciao! Ti consiglio di guardare gli altri video. Fallo!